Poi quando parlo devo guardare soprattutto quella, vero? Sì, a tuo agio come se non ci fosse nulla di tutte le cose che vedi. Cerca di Capace. eliminarle. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi sono qui alla Lucca Manga School in compagnia di Caterina. Ciao a tutti, piacere di conoscervi. Falla tipo naturale, tipo fa. Ah, io non esiste per me una maniera naturale di fare le cose. Perfetto, allora direi che con questa bellissima introduzione iniziamo subito con il tema di oggi, che appunto è il volto. Il viso frontale, il viso di tre quarti, il viso di profilo, non è poca roba per un No, c'è tanta video. roba da fare oggi. Quindi, rimbocchiamoci le maniche. Ragazzi, adesso lei ci farà vedere come si disegna per bene un volto e questo sarà appunto il primo episodio di una serie che ci accompagnerà in questo 2020, una delle grandi sorprese di quest'anno, in cui in ogni episodio vedremo un tratto diverso proprio del disegno manga. Quindi andremo a concentrarci al 100% sui manga con Caterina e insomma vedremo un sacco di cose bellissime. Iniziamo quindi subito oggi con il volto, direi. Cominciamo con il volto, classicone. Io di solito comincio dal frontale. Quindi per fare qualsiasi tipo di viso, per prima cosa bisogna fare il cerchio per dare la forma della testa. E quello che faccio io, quello che consiglio di fare agli studenti in realtà, è di fare una cosa tipo mirino, tipo il mirino del fucile. Dopo si spiega. Sì. Questo perché se mettiamo gli occhi al di sopra della metà gli manca un pezzo di fronte, fa effetto DreamWorks, i vecchi Ok, DreamWorks. perfetto. Mentre invece appunto nel manga si tende a lasciare un po' più di spazio sulla testa. E quindi gli occhi saranno da questa riga qui a, diciamo, questa riga qui, perché poi dipende dal personaggio. Quanto avrà Certo. gli occhi stretti o larghi, e Nami ha degli occhi abbastanza larghi, quindi andiamo tranquillamente. Gli metto anche un po' di collo perché sennò mi fa impressione. Il resto del viso generalmente viene diviso molto semplicemente in tre aree: qui ci sta il naso e qui ci sta la bocca. Ok, ora che abbiamo una base, Questa vale per tutti, qualsiasi sia il questa vostro vale personaggio, la qualsiasi base personaggio. vale sempre. Quindi questa dovete proprio saperla a memoria. Anche se l'avete vista, rifatela, che questa va bene per qualsiasi cosa. Quindi Sì, vai. vale per qualsiasi personaggio, anche maschio o femmina, qualsiasi cosa. Chiaramente ci sono magari delle differenze, però adesso proprio stiamo guardando le proporzioni basiche, super normali. Una volta messa giù la forma, a me personalmente piace dare una forma al viso. Tra un occhio e l'altro, idealmente dovrebbe esserci lo spazio per un terzo occhio. Questo è per non renderli troppo vicini, che a volte può succedere, soprattutto quando si fanno gli occhi grandi. Un mio consiglio è di non disegnare prima tutto un occhio e poi tutto l'altro occhio, perché sennò c'è il problema dell'altro occhio. Quindi Sai quella uno cosa? viene definito e l'altro viene una schifezza che coprite di solito con o un cappello, dei capelli o Sì, con qualsiasi cosa la frangia davanti. Sì, sull'occhio. classico. Classico. Come evitarlo? Si fa un pezzo e un pezzo. Piano piano andiamo a creare la forma di entrambi nello stesso momento. E adesso vediamo come. Guardate come faccio io e seguite da casa con la colla vinilica, la forbice dalle punte arrotondate. Vedete, procede piano piano facendoli entrambi, aggiusta un pezzettino da uno, poi passa all'altro. Ok. Quindi su, giù, destra, sinistra. Si fanno svariati ritocchi man mano che si va avanti, in maniera da rendere la cosa il più simmetrica possibile, perché generalmente quando facciamo un personaggio frontale vogliamo renderlo simmetrico, l'idea è quella. Già. Ora messa così sembra è veramente inquietante, ma adesso ci lavoriamo su. Considerate comunque che Nami, come moltissimi manga, ha gli occhi veramente enormi. Diciamo che Sì, poi Oda li fa idealmente. molto Sì, sgranati gli occhi, li basta mette molto in guardare evidenza. Rufy, cioè. Così Il sembra che naso e la vuole ucciderti bocca. nel sonno, tipo. Dai, adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo, dai. Man mano che si aggiungono delle ombre, diventa sempre meno inquietante, sempre Quasi umana. Come vedete, sta facendo una frangia che non copre l'occhio. Sì, Questo solo perché segue le tecniche. le frange che non Sì. coprono l'occhio esistono.
Ok, facciamo finta che le somiglia. A parte questo, come e dove si mettono le orecchie? Questa Vai. è una cosa molto divertente. Le orecchie sono allo stesso livello degli occhi, se no non potremmo metterci gli occhiali. Quindi, siccome sono degli occhi molto grandi, prendo la metà più o meno dell'occhio e so che da lì parte. E poi finisce sul naso. Le orecchie sono più grandi degli occhi, della linea che fate per gli occhi, perché molti spesso ho visto disegnare le orecchie esattamente prendendo la linea sì, degli tipo occhi. Quassù, tipo sì, 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 e soprattutto messe laggiù dietro con il ciuffo, con il ciuffo e poi un orecchio quassù. No. E poi questo lo vedremo appena lo disegnerà di profilo, capiremo. Di profilo si capisce meglio, quello sì. Tocco personale, fare i capelli fuori dal coro, cioè okay. Di fare... Ah, qualche ciuffo sbarazzino. Qualche ciuffo sbarazzino che gli dà un sacco più movimento. Con i capelli potete giocare molto appunto per rendere dinamico il disegno, quello vi aiutano tanto, ecco. È importante il capello movimentato, purtroppo. Oppure il baffo, fate il baffo movimentato. Il baffo movimentato. È l'unica cosa che rimane, quindi fate quello e via. Abbiamo più o meno le basi di un viso normale frontale. Una volta chiaro il frontale, possiamo passare a fare il tre quarti e il profilo. Te di solito fai tipo prima il profilo o prima il tre quarti? Il tre quarti prima. Il tre quarti, sì. Ok. Il tre quarti da una parte è più facile perché non c'è il problema della simmetria. Si vede meno se un occhio non è proprio uguale all'altro, okay, o cose così. Dall'altra però c'è il problema della prospettiva. E qui. E qui casca l'asino. Allora, cominciamo sempre con l'amico cerchio. Adesso il mirino cosa diventa? Il mirino adesso diventa un movimento più strano. Mi vado ad abbracciare la sfera. Una cosa importante, quando andiamo a fare la sfera e andiamo ad abbracciarci intorno queste linee guida, quella centrale e quella di mezzo, quella di mezzo va bene, va intorno, però quella centrale cade giù dritta, perché se facciamo così ci finisce la bocca tipo qua giù, sulla guancia. Quindi se lo facciamo dritto è più semplice trovare il punto giusto del mento. Se no rimangono tutti col mento spuggente, tipo Big Mouth. E qua la bocca va nell'intersezione lì che hai disegnato, la metterai? La bocca sì, va esattamente qui, questa è la bocca. Io ho visto questa, l'intersezione, ma vabbè. Intanto sto dando un po' una forma al, sì, al viso, lo spazio per gli occhi. Ci abbiamo tanta testa qua dietro. Su questa linea finisce l'orecchio. Ok, poi dopo divido in due e quindi più o meno abbiamo l'idea del naso e della bocca. Parte importante, questo non è la punta del naso ma è il sotto, perché soprattutto nei manga c'hanno il naso all'insù. Molto... Allora, anche per il tre quarti io vado sempre a fare prima uno e poi l'altro gli occhi, perché comunque sia mi aiuta a renderli simili, perché comunque sia anche in tre quarti non è che puoi fare un occhio tipo che cade giù e un occhio che va su, certo, devono essere simili. Quindi costruiteli sempre insieme. Anche questa è una parte importante, il naso. Tanti studenti mi fanno il naso tipo qui, quando tipo me lo fanno qui, okay, però di nuovo risiamo all'effetto mento sfuggente, perché il naso diciamo sta sulla linea mediana, però dobbiamo contare il fatto che è una parte in più appoggiata lì sopra, non è? Sopracciglia belle convinte, più proud questa Nami. È una Nami molto è una Nami molto fiera. E anche lì per le sopracciglia spesso mi chiedono, no, come, in che altezza farle, come, quanto devono essere alte, quanto devono essere grandi, quanto devono essere larghe. Il problema è che le sopracciglia variano tantissimo a seconda del personaggio, variano tantissimo, okay, e quindi io una risposta non ce l'ho per le sopracciglia, e soprattutto variano tantissimo anche di posizione. E anche in base all'epoca in cui i manga sono stati creati, perché tipo fino a 30 anni fa le sopracciglia erano così spesse. O così spesse, oppure quelli negli anni 90 che avevano invece solo un tratto, se le spinzettavano tutti, no? Poi dipende appunto dall'artista, poi dipende anche dal personaggio, perché certo, dei personaggi diversi ci avranno delle sopracciglia bisogna diverse. Ho dato un'idea della forma del viso facendo l'arco delle sopracciglia, la parte dell'occhio dove okay, dove rientra, lo zigometto, il mentino,
e quelle cose lì. E adesso ho portato la linea naso. del naso, sì. Andiamo bene. La linea del naso, al centro della linea degli occhi, incrociata, e abbiamo l'orecchio. Adesso magari le metto anche un po' di collo, perché sennò mi fa impressione, perché sennò mi sembrano tipo, sai, gli animali montati. E boh, rifinisco. Okay. Ok, qua siamo praticamente arrivati a una conclusione anche per questo volto di tre quarti. Direi di sì. La nostra piccola Nami adesso è più contenta. E ora manca solo il profilo. Manca solo il profilo. Non abbiamo neanche il problema della prospettiva. Non okay. abbiamo il problema della simmetria. Però è tipo una delle cose che viene disegnata meno. E soprattutto quando viene disegnata peggio. Lo fanno okay. tutti con la faccia schiacciata. Allora c'è bisogno di un ripassino qua. C'è sempre bisogno, sì. Ormai faccio l'insegnante da 7 anni. Posso solo immaginare. Quindi fidatevi se dico che di solito i profili sono troppo schiacciati. Ok, cominciamo sempre dal cerchio. Gli mettiamo un po' di mento. Qui abbiamo una base del viso. Il collo, che è importante. Per il collo è facile sbagliarlo se si comincia dal davanti, che lo fanno troppo avanti e poi dopo okay. lo spostano troppo in avanti, oppure lo fanno troppo indietro. Quello purtroppo c'è solo da prenderci la mano e prenderci l'occhio, ma fate attenzione alla grandezza e alla posizione del collo. Soprattutto non fatelo dritto, perché sennò anche qui ci segniamo circa una metà. Sappiamo che gli occhi sono da qui a qui, però ovviamente non possiamo disegnare gli occhi come li disegneremmo normalmente, perché sennò diventa tipo no. una serie. No. diventa una sogliola. Una sogliola, ecco. Allora, per evitare l'effetto sogliola, l'occhio frontalmente fa tipo così. Di profilo ha più o meno questa forma qui. Ovviamente se disegniamo un occhio così non è molto manga. Bisogna trovare più o meno una via di mezzo. Già, siccome non ci sta fissando, è già meno inquietante. Sì, sì, guarda dall'altra parte. Però possiamo sempre fare in modo che ci fissi ruotando leggermente la pupilla. Il frontale è particolarmente sì. inquietante. Ok, non dobbiamo neanche farci dei problemi per gli occhi, perché tanto ce n'è solo uno, se ne vede solo uno. Dividiamo sempre in tre da sotto la palpebra okay. inferiore. È la maniera più semplice. Aggiungiamo la bocca e il mento. Qua, ragazzi, ho fatto un piccolo dettaglio. Questo qui, che ogni tanto vedo fare questo collo proprio dritto come se si conficcasse qua nell'osso. In realtà c'è l'accompagnamento, vedete, ha fatto questa cosa che seppur minimale però dà proprio quel senso di più reale. Già. Cancello la linea guida così si vede proprio bene. Esatto. Perché un pochino di gola ci deve essere. Esiste, quindi. Adesso si vede bene quanto è grande l'orecchio soprattutto. Sì, allora l'orecchio, il solito naso e metà dell'occhio. Sappiamo che più o meno sta qui, è importante l'orecchino. Sì, se non è Nami. Com'è carina, è un sacco... Più la guardo più mi piace. Un'altra cosa che vorrei farvi notare, che lei ovviamente fa perché è naturale così, che quando disegna i capelli non va a seguire la linea della testa, bensì tra la testa e i capelli c'è un certo spessore che va rispettato. Altrimenti avete quella testa spiaccicata, piatta, che non va tanto bene, ecco. Esatto, esatto. Bisogna mettere i capelli come se fosse una parrucca, esatto, sopra, leggermente alla testa. Sopra, non andate sulla riga. È più naturale, è più morbido, sì. è più sensato. E più voluminosi sono, più questi saranno più sono sparati. Flush. Esatto. Sento una certa invidia del capello. Com'è bellina la nostra Nami. Sì, onestamente mi sta piacendo. Allora, abbiamo visto il frontale, il tre quarti, il profilo in maniera molto semplice. Eccoli. Dicevamo che vogliamo fare anche un'idea di come è fatto il viso maschile okay. e il viso femminile. E perché è anche giusto, perché sennò abbiamo solo imparato a disegnare Nami. Intanto cominciamo mettendone uno e due, così ce li abbiamo uno accanto all'altro. Allora, abbiamo una base, super base, di due personaggi che per adesso non sono niente. Hanno il cerchio, il mirino e un abbozzo qua. In questo momento noi andiamo a ragionare a livello di stereotipi, di il maschio classico e la femmina classica okay. che al primo colpo capisci, oh, lei è la protagonista carina e pucciosa e lui è il protagonista forte e mascolino. Sono gli archetipi dei personaggi, quindi è giusto sì, così. L'archetipo esatto del personaggio. Le ragazze già partono con un viso più tondo e più morbido rispetto a un ragazzo, quindi di solito avranno un po' di guancia in più, mentre invece magari i ragazzi fanno vedere di più lo zigomo. Generalmente, proprio come base, le ragazze sono tutte fatte di cerchi e i ragazzi okay. sono tutti fatti
triangoli, quadrati, spunzoni. Okay, ci più sono, spigolosi. Sono più spigolosi i maschi. Quindi poi anche se volete giocare su questa cosa nel fare una ragazza spigolosa per far vedere che è femmina ma il carattere è forte, oppure un ragazzo tondino per far vedere che è un maschio però è sofficioso, okay. Allora si usano queste cose. Generalmente le ragazze hanno il collo più sottile, i ragazzi hanno il collo più piazzato, femmina e maschio. Le ragazze hanno gli occhi più grandi e più tondi rispetto ai ragazzi, quindi per esempio al ragazzo farò una linea più sottile, più alta rispetto a quello della ragazza. Allora, generalmente le ragazze appunto avranno gli occhi tondi, dolciosi, con le cigliona, la ragazza pucciosa standard, proprio il puccioso standard, sbrilluccichi, tutto quello che vogliamo, nasino piccolino, bocca piccolina, sopracciglia generalmente sottili. Per il ragazzo invece di solito gli occhi sono più affilati, hanno meno ciglia, sono più seri, ecco. Anche gli sbrilluccichi, se guardi nei manga shonen, okay, i ragazzi tendono ad avere meno sbrilluccichi rispetto alle ragazze, ma proprio per come, sì, sì, per come li disegnano tendono proprio ad avere pochissimo meno, magari tipo hanno una lucina piccolina. In questo caso, siccome ho gli occhi più alti, okay, la palpebra inferiore più alta, abbasso un pochino il naso rispetto alla linea. E i ragazzi di solito hanno anche la bocca più larga, le sopracciglia più solide. Io in classe li chiamo Shoujo-chan e Shonen-kun. Perfetto. Quindi si capisce subito di chi stiamo parlando. Si capisce subito. E poi vabbè, ci sono capelli, orecchie, quelle sono cose che sono abbastanza unisex. Per fortuna le orecchie non c'è una differenza particolare, okay, però comunque li metto un po' di capello. Era che ciuffo. Sono importanti i ciuffi, soprattutto se siamo in un manga shonen o se siamo in un anime di carte. I capelli sono importanti negli anime di carte. Ok. Ta-ta-ta-ta. Shoujo-chan e Shonen-kun. Oh, belli. Ok, quindi così è molto in realtà semplice. Una volta che sai disegnare la ragazza standard e il ragazzo standard, puoi giocare con queste parti e fare appunto magari una ragazza con gli occhi affilati e una ragazza con gli occhi invece dolci, e sono okay, già due personaggi diversi, senza fare tutti con la stessa faccia, però certo, cambiandogli la parrucca. Adesso che sapete come disegnare yeah, un viso frontale di tre quarti e di profilo, vi manca solo il corpo. Esatto, che vedremo nelle prossime lezioni, il corpo. Lo faccio con il corpo. Sai che non credo sia tra le... Ah, ok, dai, nel character design. Nel character design vedrete anche il corpo. E diciamo che questa lezione per oggi volge al termine. Se vi va anche voi di provare con queste tecniche a disegnare dei volti, postateli magari su Instagram, nelle storie dove volete, usando l'hashtag... Non ci abbiamo un hashtag per i disegni, sai, in realtà. Dovremmo crearlo un hashtag, in effetti. L'hashtag Lucamanga Tutorial. Se avete seguito il tutorial, usate l'hashtag Lucamanga Tutorial. Perfetto, perfetto. Così dopo li vedremo per bene su Instagram. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio ovviamente Caterina per essere stata qua con noi e averci mostrato come si realizza un volto manga. Detto ciò, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace. Qua accanto a noi trovate i rispettivi canali, per cui vi invito ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto. In descrizione anche tutti i link utili, Instagram, il sito della Lucca Manga School, così potete rimanere aggiornati su tutti i corsi, quando escono, nuove date. Insomma, vi invito davvero a darci un'occhiata, così siete sempre aggiornati su tutto. Come si chiude il video dalle sue parti? Di solito io chiudo col teletrasporto. Ok, come funziona il teletrasporto? Io dirò, e noi ci vediamo al prossimo video. Okay. E detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. L'abbiamo fatta. A posto.